Io vorrei lanciare un messaggio a tutti gli altri tifosi, perché la Curva Sud non ha bisogno di messaggi da parte mia, perché sa già quello che deve fare. E l'ha dimostrato anche ieri in un modo veramente straordinario, ripeto, è un tifo da Serie A quello che io, al quale ho partecipato con loro. Ma quello che voglio mettere in evidenza è due cose fondamentali. Se vogliamo avere un futuro nel calcio avellino, abbiamo bisogno, uno, di rifare il coordinamento club dei tifosi, che è un'altra cosa della Curva Sud. Sì. Anche ai tempi della B, della A, eccetera, c'era la Curva Sud, era una cosa, e poi il coordinamento dei club. Come Certo. arrivare a questo? Secondo me ci vuole un gruppetto, 3-4 persone, non di più. Io sarò vicino a loro se loro fanno questa scelta. Sì. Dobbiamo formare il più possibile un club sportivo dell'Avellino per ogni paese della provincia. Bravo. Questo è il primo messaggio che io lancio stasera e lo rilancio con grande forza. Penso di Il rilanciarlo secondo, anche Padre in Giacinto, seguito. abbiamo la pubblicità che incombe, il secondo Sì, e poi messaggio. ho finito. La seconda cosa, penso che in Italia attualmente ci sia soltanto un presidente che stia facendo questo, il presidente del Pordenone, dove c'è Tesser che allena, il nostro Tesser, ecco, che sta mettendo a disposizione di alcuni tifosi alcune parti delle azioni della società, per fare come fanno in Spagna, il Real Madrid, Barcellona e altri, ecco, far entrare nella gestione del club, anche i Sì. tifosi,